Buonasera da Bruxelles. La rosa dei candidati alla successione di Jean-Claude Trichet alla guida della Banca Centrale Europea sarà sul tavolo dei ministri delle finanze lunedì prossimo a Bruxelles. Una procedura normale, ha fatto sapere il presidente dell'Eurogruppo Juncker, con la quale però si capirà se sul nome di Mario Draghi, attuale governatore di Banca Italia, c'è una convergenza di tutti i paesi oppure esistono altri nomi in lizza. Sulla candidatura di Draghi oggi è arrivato l'apprezzamento anche della cancelliera tedesca Angela Merkel. La Danimarca ha sospeso temporaneamente il trattato di Schengen, reintroducendo i controlli alla frontiera con Germania e Svezia. La decisione, legata anche all'accordo tra il governo e la formazione di estrema destra del PPD, è stata presa in risposta al fatto che Romania e Bulgaria non fanno ancora parte dello spazio Schengen, pur essendo entrati nell'Unione Europea. Il Parlamento europeo ha approvato oggi i piani per accelerare la diffusione dei servizi internet per i telefoni cellulari. L'Eurocamera ha anche chiesto all'Unione europea di essere più propositiva, assumendo la leadership mondiale su questa tecnologia. Secondo il testo approvato, la diffusione di connessioni internet senza fili è l'unica strada per garantire un accesso a banda larga a tutti i cittadini europei. Via libera del Parlamento europeo alle nuove norme in materia di etichettatura tessile. Non si rischierà più di acquistare inavvertitamente abiti contenenti pellicce o pelle grazie al regolamento di etichettatura votato oggi a Strasburgo. L'uso di questi materiali dovrà infatti essere specificato sull'etichetta come parte non tessile e di origine animale.